volta, un giovedì, non resistendo alla mia solitudine, mi ricordai di Simonov. Salendo da lui al terzo piano, pensavo appunto che a quel signore davo fastidio e che facevo male ad andare. Ma siccome finiva sempre che simili considerazioni, neanche a farlo apposta, mi spronavano ancor più a cacciarmi in una posizione ambigua, entrai. Era passato quasi un anno dall'ultima volta che avevo visto Simonov. Trovai da lui altri due miei compagni di scuola. A quanto pareva stavano discutendo di una questione importante. Simonov si stupì perfino del mio arrivo. Anche prima si era sempre come stupito del mio arrivo. Tutto ciò mi lasciò sconcertato. Mi sedetti con una certa angoscia e mi misi ad ascoltare di che cosa discutevano. Era in corso una discussione seria e perfino accalorata su un pranzo d'addio che quei signori volevano organizzare l'indomani stesso per il loro compagno Zirkov. Monsieur Zirkov era sempre stato anche mio compagno di scuola e avevo cominciato a odiarlo particolarmente dalle classi superiori. Nelle prime classi era soltanto un ragazzino carino e vivace. Io del resto lo odiavo anche nelle prime classi e proprio perché era un ragazzino carino e vivace. Era una persona volgare al massimo grado. Odiavo il suono brusco, così sicuro di sé della sua voce, il modo in cui venerava le proprie spiritosaggini, che gli riuscivano tremendamente stupide, anche se non frenava certo la lingua. Odiavo il suo viso bello, ma un po' stupido, e quei modi disinvolti, tipici degli ufficiali degli anni 40. Odiavo che raccontasse dei suoi futuri successi con le donne, e di come si sarebbe battuto a duello ogni piede spinto. Dei due ospiti di Simonov, uno era Ferfekin, un russo di origine tedesca, basso di statura, con una faccia da scimmia, uno sciocco e un vile. L'altro ospite di Simonov, Trodolyubov, era un personaggio insignificante, un militare d'alta statura. E nonostante questo, nonostante che io capissi che ero fin troppo chiaramente indesiderato, tanto avevo fatto, tanto avevo insistito, che alla fine ero riuscito ad invitarmi, ad iscrivermi a quel maledetto pranzo. Ma cosa mi è saltato in mente, salta su appena rimasi solo? Cosa mi è saltato in mente di cacciarmi in questa storia? E per un mascalzone simile, per quel porco di Zirkov? È chiaro che non bisogna andarci. Cos'è, sono obbligato forse? Domani stesso informerò Simonov per posta. Ma mi infuriavo, proprio perché sapevo per certo che ci sarei andato. E quanto più indelicato, quanto più sconveniente sarebbe stato, tanto più mi sarei affrettato ad andarci. L'essenziale, pensavo, era non arrivare per primo, altrimenti avrebbero pensato che non stavo in mezzo alla contentezza. Esaminai minuziosamente il mio vestito e constatai che tutto era vecchio, liso, consunto. Ero proprio diventato troppo sciatto. Sapevo che sarei arrivato per primo. La tavola non era ancora apparecchiata del tutto. Dopo molte domande, riuscii finalmente a sapere dai camerieri che il pranzo era stato ordinato per le 6 e non per le 5 come mi era stato fissato. Mi sedetti. Per le 6 nella sala furono portate delle candele. Il cameriere però non aveva pensato di portarle subito quando ero arrivato io. Alle 6 in punto loro comparvero tutti insieme ridendo, ma vedendomi Zirkov si diede un contegno. Si avvicinò senza fretta e ho appreso con meraviglia il suo desiderio di essere dei nostri. Cominciò strascicando le parole come non aveva mai fatto prima. Chissà come non ci siamo mai più incontrati. Ebbene, in ogni caso sono lieto di rinnovare. È molto che aspetta. Sono arrivato alle 5 in punto, come mi era stato fissato ieri. Rispose ad alta voce e con un'irritazione che prometteva uno scoppio imminente. Il tavolo era rotondo. Alla mia sinistra capitò Trodolyubov, alla mia destra Simonov. Zirkov si sedette di fronte, Ferfekin accanto, fra lui e Trodolyubov. E mi dica, lei lavora in un dipartimento e le conviene? Mi dica che cosa l'ha indotto a lasciare il posto di prima? Mi ha indotto il fatto che mi è venuta voglia di lasciare il posto di prima, risposi strascicando il triplo, ormai quasi incapace di dominarmi. Ebbene, e com'è il suo trattamento? E com'è dimagrito? Com'è cambiato da allora? Ma che cos'è? Un esame? Sappia, egregio signore, che io pranzo qui al caffè ristorante con i miei soldi, i miei, non con quelli di altrui, noti bene. E suppongo che sia meglio impegnarci in una conversazione un poco più intelligente. Basta!
Basta, basta, gridava Zirkov. Piuttosto vi racconterò di come ho rischiato di sposarmi 2 giorni fa. E qui cominciò una buffonata. Del matrimonio del resto non si diceva una sola parola, ma nel racconto balenavano continuamente generali, colonnelli e perfino gentiluomini di camera. E Zirkov fra loro era poco meno che il capo. Cominciarono le risate di approvazione. Ferfeghi lanciava addirittura dei gridolini. Tutti mi lasciarono perdere e io sedevo lì, schiacciato e annientato. Oh signore, e forse questa è la società per me, pensavo. Ma che ci faccio qui? Subito, in questo stesso istante, alzarmi da tavola, prendere il cappello e semplicemente andarmene senza dire una parola. Ovviamente rimasi. E per il dolore bevevo scel un bicchiere dopo l'altro. A un tratto mi venne voglia di offenderli tutti nel modo più temerario e poi andarmene. Cogliere il momento e rivelarmi. Che dicessero, è ridicolo, però è intelligente. E insomma, che andassero al diavolo. Cominciai a prestare ascolto. Zirkov raccontava di una dama opulenta che aveva portato infine a dichiararsi. Ovviamente mentiva senza ritegno. Mi drizzai sulla sedia, presi il bicchiere e... Signor Tenente Zirkov, sappiate che io odio le frasi, i fraseggiatori e le cinture troppo strette in vita. Questo è il primo punto. Secondo punto, odio le porcherie e i porcaccioni, soprattutto i porcaccioni. Terzo punto, amo la verità, la sincerità, l'onestà. E continuavo quasi macchinalmente perché ormai cominciavo a sentirmi raggelare dal terrore, non comprendendo come mai parlavo così. Amo il pensiero, Monsieur Zirkov, amo il vero cameratismo, amo... E del resto perché no? Anch'io bevo la sua salute, Monsieur Zirkov. Seducete le belle circasse, sparate ai nemici della patria e alla vostra salute, Messie Zirkov. Zirkov si alzò dalla sedia. È da spaccargli la faccia, strillò Ferfekin, a che mi girai di scatto e... Signor Ferfekin, domani stesso mi darà soddisfazione. Ma ero probabilmente così ridicolo, mentre lo sfidavo, che tutti si piegarono in due dalla ridere. Ecco, adesso bisognerebbe lanciargli addosso una bottiglia, tutti quanti, pensai. E mi riempì un bicchiere. No, 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 voi sareste contenti, signori, se io me ne andassi. E io invece resterò e berrò fino alla fine perché questa è una bettola e i soldi dell'ingresso li ho pagati. E resterò e berrò perché vi considero dei fantocci inesistenti. E resterò e berrò e canterò se ne ho voglia. Sì, signori, canterò perché ne ho il diritto di cantare. Ma non cantavo. Assumevo le pose più indifferenti e aspettavo con impazienza che loro, per primi, attaccassero discorso con me. Ma ahimè non lo attaccarono. E come avrei desiderato in quel momento riconciliarmi con loro. Suonarono le 8, infine le 9, e si passarono dalla tavola al divano. Zirkov si distese sul sofà e tutti gli si sedettero intorno sul divano e lo ascoltavano quasi con venerazione. Di tanto in tanto li prendeva un entusiasmo da ubriachi e si baciavano, parlavano del Caucaso, di quanto avesse di rendita l'ussaro Podgorievski che nessuno di loro conosceva personalmente e si rallegravano che avesse una rendita cospicua, della straordinaria bellezza e grazia della principessa Dike che nessuno di loro aveva mai visto. E si giunse a dire che Shakespeare è immortale. Io sorridevo sdegnoso e passeggiavo dall'altra parte della stanza, dritto di fronte al divano, lungo la parete, dal tavolo alla stufa e viceversa. Ebbi la pazienza di camminare così sotto il loro naso, dalle 8 alle 11, sempre nello stesso spazio, dal tavolo alla stufa, dalla stufa di nuovo al tavolo. Il cameriere, che era entrato nella stanza, si fermò diverse volte a guardarmi. Mi girava la testa, in certi momenti credevo di delirare. Era impossibile umiliare se stessi in un modo più vergognoso e deliberato. E io lo capivo perfettamente, e tuttavia continuavo a camminare dal tavolo alla stufa e viceversa. Ma si comportavano come se non fossi neppure nella stanza. Suonarono le 11. Signori, gridò Zirkov alzandosi dal divano. Adesso tutti là? Mi volsi bruscamente verso Zirkov. Ero così distrutto, così estenuato che volevo farla finita, a costo di ammazzarmi. Zirkov, le chiedo scusa. Signor Ferfekin, anche a lei, a tutti, ho offeso tutti. Offeso? Lei? Me? Sappia, egregio signore, che lei non può mai, e in nessuna circostanza,
offendere me. Olimpia è mia, signori, patti chiari, gridò Zirkov. La compagnia usciva chiassosamente dalla stanza. Simonov rimase un attimo solo per dare la mancia ai camerieri. A un tratto mi avvicinai a lui. Simonov, mi dia 6 rubli. Lo farei per il cappotto, era un incubo. Simonov, io i soldi glieli ho visti, perché me li rifiuta? Cos'è, sono forse un poco di buono? Simonov tirò fuori i soldi e quasi me li gettò. Corse a raggiungerli. Rimasi solo per un momento. Disordine, avanzi, un bicchiere rotto sul pavimento, vino versato, mozziconi di sigarette, ebbrezza e delirio nella testa, una tormentosa angoscia nel cuore, infine il cameriere, che aveva visto e sentito tutto, mi guardava incuriosito negli occhi. Là, esclamai, o tutti loro mi imploreranno la mia amicizia in ginocchio, abbracciandomi le gambe, oppure darò uno schiaffo a Zirkov.